Buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Questa sera è una puntata che dedichiamo alle questioni ambientali, ma anche alle questioni economiche. Ermanno, buonasera. Sì, ci troviamo di fronte a un'altra situazione un po' difficoltosa a Vicenza, sulla questione popolare di Vicenza, dove abbiamo avuto uno stop determinato da un incidente di percorso, che ne parleremo più tardi. Certo, e questo dà un senso estremamente grave di una giustizia che non è all'altezza dei propri compiti. Quindi, e ne parleremo naturalmente con gli interessati, ma prima parleremo anche di plastica e di quello che sta succedendo nel mondo e della necessità di regolamentare la gestione di questa quantità di rifiuti che possono essere utili, essere riciclati, ma possono essere anche estremamente dannosi. Ma partiamo con il nostro... Certo, abbiamo il nostro spazio dedicato alla ricorrenza storica. Salutiamo anche gli ospiti che abbiamo in studio. Buonasera a Nicola Longo, buonasera, grazie di essere qua. Lei è uno dei fondatori del forum Rifiuti Zero qua in Veneto, vero? Sì, grazie di essere qua, e anche un consigliere comunale comunque del Movimento 5 Stelle a Cadoneghe, grazie di essere qua. Buonasera al professor Michele Modesti del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, una specializzazione particolare proprio sulla questione della plastica, sul ciclo della plastica, certo. E siamo in attesa di Davide Callegaro, che è l'amministratore di Riciclia SRL, una società che sui rifiuti è riuscita a fare, tra virgolette, business. E questa è una cosa importante, ci racconterà la sua esperienza. Però, come si diceva, prima di tutto la nostra ricorrenza storica, sentiamo la sigla di Memorandum che ci dice che cosa ricordiamo questa sera. Memorandum, storia e memoria. 24 giugno 1519. Muore a Ferrara, all'età di 39 anni, Lucrezia Borgia. Viene ricordata come una delle figure femminili più affascinanti ed enigmatiche del Rinascimento italiano. Allora, la figura di Lucrezia Borgia, sicuramente un nome noto ai più, perché sicuramente una figura importante che ha segnato sicuramente il Rinascimento. Ma soprattutto è una figura controversa perché naturalmente una figura femminile di quella importanza, figlia di un papa e poi data in sposa a vari nobili, per ragioni, apre un capitolo molto interessante sul peso, sulla funzione della donna nel Medioevo, ma soprattutto nel Rinascimento. Era praticamente uno strumento, no? Diciamo che la libertà di autogestione della donna era pressoché impossibile, e ne abbiamo un esempio con Lucrezia, ed è per questo che abbiamo scelto Lucrezia Borgia, nonostante poi tutte le dicerie che sono state montate naturalmente nella sua storia, nelle sue vicende, ma quello che è importante è capire la figura femminile a quell'epoca. Certo, abbiamo preparato come sempre un breve servizio che riassume un po' e che racconta un po' la figura appunto di Lucrezia Borgia, sentiamolo assieme. Lucrezia Borgia, una delle figure femminili più affascinanti ed enigmatiche del Rinascimento italiano, muore a Ferrara il 24 giugno 1519. È figlia del cardinale spagnolo Rodrigo Borgia, arcivescovo di Valencia, che diventerà papa nel 1492 con il nome di Alessandro VI, e di tal Vannozza Cattanei, di origine mantovana. Bella e intelligente, Lucrezia cresce in un mondo di intrighi e di congiure, sopravviverà ai suoi quattro mariti dimostrando grande abilità nella gestione del potere. Nominata dal Papa governatrice di Spoleto e in seguito duchessa di Ferrara, si guadagna rispetto e obbedienza.
la sua vita si confonde spesso con il mito, quello di una donna desiderata da molti, traditrice e tradita, ma anche bellissima, affascinante e potente, così come la sua famiglia, sempre al centro di pettegolezzi e misteri. Furono 4 i suoi matrimoni, da cui arrivarono 8 figli, più uno controverso. Ma Lucrezia Borgia era davvero una donna incestuosa e amorale? Gli ultimi anni della sua vita sembrano affermare il contrario. Secondo alcuni storici entrò nel terzo ordine francescano e, per invocare la protezione divina, indossò il cilicio fino alla morte di parto, avvenuta a soli 39 anni a Ferrara il 24 giugno del 1519. Beh, insomma, un po' di storia, un po' di mito, un po' di leggenda, questi 4 mariti, lei sopravvive a questi 4 mariti, questa è un po' una caratteristica, no? Come dire, uno degli aspetti più noti di Lucrezia Borgia. Cosa dice Nicola Longo? Ma è una donna assolutamente affascinante, anche perché ha dimostrato, quando ha avuto la possibilità sotto gli estensi, di essere una donna di potere, di gestione del potere, e già nel Medioevo le donne avevano dimostrato con pochissime possibilità di essere invece il baluardo della società. E a me dispiace che nel nostro paese non abbiamo ancora avuto la possibilità di sperimentare una guida femminile. Abbiamo tantissime amministrazioni guidate da donne in maniera esemplare, e sarebbe una cosa che dovremmo pensarci. Professor Modesti, cosa dice? Stando sul tema, noi abbiamo eletto la prima direttrice del nostro direttore del nostro dipartimento di ingegneria industriale, la prima volta che siede una donna giovane, e abbiamo avuto l'eco della stampa di mezza nazione, prima donna direttore di un dipartimento di ingegneria solitamente riservato agli uomini, quindi ci stiamo aprendo verso questa, e ricordiamo che abbiamo la prima donna al mondo che ha preso la laurea a Padova qualche un centinaio di anni dopo la Lucrezia, quindi largo alle donne, se, senza voler dare la cosa che non mi piace quando si creano delle posizioni che devono essere riservate alle donne, le cioè quote le quote rosa, queste cose qui non mi piacciono molto. Se le donne valgono, valgono per quello che sanno fare, non perché hanno una quota riservata. Ecco, beh, il periodo però del Rinascimento, la figura della donna era una figura completamente diversa, no? Per fare quello che ha fatto in quel periodo deve aver avuto un coraggio veramente, veramente grande. Ma e poi c'è questa, come dire, questa notorietà per il fatto appunto di essere sopravvissuta ai 4 mariti, e qui c'è un po' una questione legata di cui un assassinato non so da chi. Diciamo che i 4 mariti sono sopravvissuti a malapena a questa donna, che sicuramente non ha tutti i meriti che noi gli attribuiamo. La donna del Medioevo aveva 3 strade, diciamo, non la donna, ma la donna nobile, figlia di una famiglia potente, diciamo. Ed erano 3: o diventare suora, o diventare prostituta, o sposarsi. Ma naturalmente nello sposare qualcuno non era mai la donna a scegliere, ma era sempre il padre, era sempre il fratello che decideva per lei, perché la donna era una merce di scambio anche quando si sposava. E qui ne abbiamo l'esempio, cioè Lucrezia Borgia è vittima del potere del padre e del fratello, e lei non sceglie i mariti per amore, ma si adatta. Ed è questa una delle cose che oggi sarebbe inconcepibile. E addirittura il padre la sposa, diciamo, la promette in sposa, prima ancora di sposarla, a due nobili spagnoli, perché era un cardinale e quindi era il massimo che poteva ambire. Ma quando diventa papa scioglie quegli impegni e invece si impegna su fronti molto più ricchi e molto più importanti, ma per diventare forte lui, non perché amava la figlia, anche se poi diceria vuole che avesse rapporti anche con il padre,
Ma questa era la cioè le donne erano vittime di questo tipo di trattamento che era assolutamente normale. Per l'epoca. E la stessa storia succede, per esempio, poi con i figli. Leonardo da Vinci è figlio illegittimo e quindi viene trattato anche lui, e la moglie poi sarà sposata ad altri, la madre di Leonardo, e quindi viene trattato come una riproduttrice, no? Ma quello che è importante è il figlio, far fare carriera al figlio. E siamo in un momento in cui, quando le donne emergono in quel periodo e anche nel Medioevo, qui siamo alla fine del Medioevo e l'inizio invece del Rinascimento, praticamente le donne esplodono nella loro capacità quando sono messe in condizione di poterlo fare e quando riescono poi a scalare diciamo l'impervia montagna che è quella della loro esistenza. E abbiamo degli esempi, per esempio Isabella di Spagna è contemporanea, Giovanna la Pazza che è la figlia di Isabella di Spagna che poi sposerà Filippo il Bello, e tutti questi personaggi, queste donne, danno un'impronta diversa a quel periodo. E questa è la cosa più importante. Però nonostante questo esempio, dove la donna entra nella storia e cambia la faccia della storia, l'uomo torna a ripossessarsi della storia e invece finisce col creare dei grossi problemi. Perché l'uomo pensa solo al conflitto e pensa solo allo scontro, mentre la donna è quella che cerca di cucire le cose, mettere insieme le cose per riuscire a dare un senso agli avvenimenti, e invece i mariti sono sempre questi, tutti e tre i mariti e quattro mariti che ha avuto, uno probabilmente è molto in dubbio, comunque tre sono certi, e sono dei guerriglieri. E quindi diciamo che chi cuce la società e chi per esempio a Ferrara crea diciamo una banca per i poveri e chi crea invece un centro di raccolta dei grandi poeti è sempre lei, la grande Lucrezia Borgia. E però si spegne naturalmente, questo era il rischio delle donne dell'epoca, avevano molti figli e naturalmente il più delle volte poi interrompevano la loro vita con un parto, e questa era la fine di Lucrezia. Ma quello che è importante appunto è questa epoca, che poi è un'epoca tumultuosa, siamo attorno alla fine del 400, inizio del 500, e quindi abbiamo dei papi molto importanti. Uno appunto è Borgia, quindi Alessandro VI, ma prima di lui c'è Papa Cibo, che è il padre di Cristoforo Colombo. E anche lui ha una decina di figli, alcuni li riconosce, altri non riconosce, ma li appoggia, e il suo appoggio presso Isabella di Spagna consentirà al figlio di Papa Cibo, Cristoforo Colombo, perché tutti si sono sempre domandati, ma questo Cristoforo Colombo, questo nome da quale famiglia esce, non si sa quale famiglia sia, ma probabilmente è un nome dato dal padre, perché Cristoforo vuol dire portatore di Cristo, Cristo ferro ferri, tu li dato un ferrare, portatore di Cristo Colombo. Il Colombo aveva portato Cristo alla Madonna, e quindi è quello che porterà poi Cristo nelle grandi Americhe, ed è iniziatore di un'epoca che poi svilupperà la ricchezza dell'Europa, perché dalle Americhe arriveranno tonnellate di oro e soprattutto
una cambierà il mondo dell'agricoltura e quindi noi avremo la possibilità di avere un tipo di alimentazione che cambierà la vita degli europei in maniera drastica e riuscirà ad abbattere quelle che erano le grandi epidemie, tipo il colera, tipo la peste, perché l'alimentazione riuscirà a creare una, diciamo, un humus diffuso di benessere che prima non c'era. Ecco, questo è il periodo storico che credo, se lasciamo la parola al certo, nuovo certo, arrivato. Allora, ecco, certo, salutiamo e benvenuto, diamo il benvenuto a Davide Callegaro, amministratore di Riciclia SRL. Allora lei è arrivato un po' dopo, ma noi ci siamo un pochino interrogati, abbiamo cercato un po' di sviluppare anche quello che è, com'è. Eccolo qua, vedete, c'è anche nel titolo, una delle vittime del maschilismo del Cinquecento, una figura, tra virgolette, che brilla in un mondo particolarmente maschilista, soprattutto allora. Sì. Però si è comunque distinta anche dagli incarichi che il papà poi gli ha affidato, sia come governatrice prima di Spoleto, se non ricordo male, poi di Nepi, nei vari passaggi tra un marito e l'altro. E ha svolto molto bene quell'incarico, quindi dimostrando anche di avere un carattere sicuramente molto tosto, molto forte, e che ha lasciato sicuramente un segno poi indelebile anche nelle varie ideologie, anche di quello che è l'ambito di quello che è la figura femminile. Anche poi molte penso che sono state le varie battaglie che le donne hanno fatto nel corso del tempo, e nello stato attuale insomma possiamo sicuramente avere delle figure che si possono riconoscere anche su alcune caratteristiche di questa figura, insomma molto sia da un punto di vista estetico, perché sì, dicono. Anche il Pietro Nenni, no? Conservò uno dei suoi riccioli d'oro, no? tra le sue carte. Ma ripeto, sicuramente insomma, sono 500 anni dalla sua scomparsa e la si ricorda in maniera molto, molto attenta, molto particolare, soprattutto perché appunto in quell'epoca la figura femminile era considerata sostanzialmente marginale, quindi vincolata a delle scelte altrui. Oggi fortunatamente abbiamo un riscatto molto evidente di tutto quello che è la figura femminile, anzi siamo arrivati a un momento che spesso abbiamo alcune donne che sono più uomini degli uomini, no? Da un punto di vista caratteriale, fortunatamente, perché hanno, come diceva giustamente lei, un atteggiamento completamente diverso, più che il possesso materiale, hanno un senso di quello che è l'appartenenza ai valori dell'unità, della famiglia, di quello che è insomma meno l'attaccamento alle cose che poi creano spesso e volentieri dei disaccordi, no? delle situazioni di attrito, perché e questo lo ha sempre dimostrato, insomma, la voglia di potere, di possedere, di prevaricare sugli altri. Questo manca nell'ideologia femminile, nel senso che non c'è da un punto di vista proprio di etimologia e di quello che è la parte genetica, il prevaricare sul suo genere. Almeno questo è quello che sicuramente è più costruttiva la donna, sì, vede sempre l'aspetto positivo, che cerca le soluzioni perché i problemi li conoscono già tutti. bene, allora siamo stati bravi, visto che manca la presenza femminile, abbiamo parlato molto bene. Senza la presenza femminile credo che tutti noi insomma avremo un grande vuoto, no? Non saremo qua. Non saremo questo qua. Assolutamente. Non saremo qua, assolutamente. Bene, e chiudiamo qua la nostra parte dedicata alla ricorrenza storica, adesso facciamo un breve break pubblicitario, poi torniamo in studio e inizieremo a parlare allora di rifiuti, di raccolta differenziata, di plastica, di quelle che sono le conseguenze, quelle che sono i possibili business e anche quelli che potranno essere gli sviluppi futuri della spazzatura nel mondo. A tra poco.